iscriviti al canale. Passiamo agli elementaloni. Allo, elementali. Anomalia e Sellemental Taverna 1. Quelli rimangono, quelli sono. Sellemental rimane il pezzo più forte di Taverna 1. Bene così. Taverna 2. Taverna 2 va via la 4-2 degli elementari. Quella che buffa quando è. E rimane Molten Rock. E arriva questa 0-4 che ha più un attacco per ogni elementale che hai giocato questo game. Ok? Quindi di base è una 1-4. Ottime stats, spesso se trovi Sellemental T1, trovare questo T3 è ottimo. E un pezzo figo per gli early game. Indubbiamente un pezzo figo per gli early game. Niente di più, stavo pensando a meccaniche tipo con Vol'jin o con Mutanus, perché poi tira le sue stats su un pezzo buono, oppure su lo mangi con Mutanus. Taverna 3, Taverna 3 non ci sono cambiamenti perché Ciclone, Smogger e Fel Elemental rimangono tutti come erano prima. Taverna 4. Allora, Dancing Barnstormer dice Death Rattle, gli elementali nella taverna hanno +2/+2 per il resto del game. Quindi aumenta, migliora la Nomi build che ci sta. Poi, sempre Taverna 4, abbiamo il Wraith, che è uguale, l'elementale, che questo è lo stesso, e poi arriva a Beat Upstart Taunt. Alla fine di ogni 2 turni metti la sua vita come la più alta della tua warband. Io lo penso sempre con Mutanus, non mi sembra forte onestamente, cioè alla fine ha 4 di attacco, cioè alla fine di ogni 2 turni lui prende la vita di quello più grosso che hai. Cioè, se hai un pezzo con 100 di vita, lui diventa una 400. Questo pezzo che non ho ben capito. Non ho ben capito il perché. Taverna 5, abbiamo Nomi, ovviamente. Abbiamo Magmalok, lo sappiamo. Abbiamo Tavern Tempest, che rimane. E arriva Gusty Trumpeteer. Dopo che vendi 6 elementali, ne aggiunge un altro. Ok? Quindi, sempre, diciamo, nell'idea che gli elementali si ciclano. Ok, quindi Nomi build non è fortissimo perché devi vendere 6 elementali, Sei elementali sono tanti. Sei elementali sono tanti, tanti, tanti. Ma soprattutto non c'è più Lilleag. Lilleag è stato eliminato. Mi sembra che per gli elementali si cerchi di fare Nomi. Ora vediamo i Taverna 6 però, perché i Taverna 6 chiaramente incidono, perché per gli elementali sono cambiati due Taverna 6. Il primo è Rock Rock, che dice, dopo che giochi un elementale, dai ai tuoi minion più un attacco e swappa a vita tutti i turni. Ok, diciamo che questo è il Lilleag. È più scarso del Lilleag. È più scarso di Lilleag. Però voglio vederlo. Però voglio provarlo. Voglio provarlo. Perché l'altro pezzo 6, però, secondo me, è forse il più figo tra quelli che ho. Che ho visto. È il pezzo 6 più figo che c'è. Elemental of Surprise. Taverna 6, 8-8. Divine Shield. Questo minion può triplare con ogni elementale. Quindi se tu prendi, hai una coppia in mano, io l'ho pensato così, hai una coppia in mano, prendi lui, tripla. E tripla con stats 8-8 più Divine Shield. È una figata pazzesca sto pezzo. Però io l'ho pensato così, non si capisce benissimo come funziona, però secondo me è così. E mi piace. Naghe, la marea 3 volte i Naga, che sono immersi in più sinergia, magia e genesi magica che mai. Naga. Taverna 1, siamo uguali. Shell Collector rimane, che secondo me è quello a rischio. Taverna 2,
Allora, rimane la naga che tiene i potenziamenti, rimane la naga che guadagni la vita ma è stata buffata in attacco. Attenzione a questo buff che incide tantissimo sulla sulla lumaca. Deep Sea Angler rimane e buffato perché dà più 4 di vita. Anche questo cambia tanto. E poi c'è Reef Reefer che dice... Ti dà Spellcraft, dai a un minion stats uguale alla tua taverna. Quindi pezzo molto figo, questo? Questo pezzo molto figo perché all'inizio da +2/+2 è comunque un buon buff. E poi si potenzia nell'andare avanti. Cioè, alla fine taverna 6 è quello che dà più stats, sarà sempre quello che dà più stats. Perché anche la naga 2-2 non avrai mai 7 naga in campo, quindi... non so se c'è ancora, però se è stata cambiata. Però Riffreifer è un pezzo molto, molto, molto forte. Poi, taverna 3, il Bruto viene portato a taverna 3, quindi scende di una taverna, viene nerfato in statistiche e con l'effetto uguale. Ma è forte, eh? Cioè, portato a taverna 3 è molto più facile giocarlo. È molto più facile giocarlo. A taverna 4 è arrivato troppo tardi. Poi, Zesty Shaker, taverna 3, una volta per turno, quando giochi una Spellcraft spell, ne aggiungi una copia alla tua mano. Attenzione, eh. Ora, una volta per turno, quindi praticamente funziona come un pezzo Spellcraft. Ok? Però, è un altro pezzo Spellcraft a 3. A taverna 3 non c'è più la 2-2. Ah, devi giocare la Spellcraft su di lui. Ok. È un po' peggio di di come l'avevo letto io. Poi, Pashmino rimane uguale. Interessante, piccolo Pashmino. E andiamo in taverna 4. Perché taverna 4, come vedete, manca quello che dà Wind Fury. Che ci saluta. Quello che dà Wind Fury cambia tanto. Arriva di Blue Crooner che... Spellcraft, dai un minion +1/+1 e potenzia tutte quelle successive sue. Interessante. Quindi non so quanto tu riesca a potenziarla. Onestamente non credo più di tanto in una partita. Non credo più di tanto. 3, 4 volte, 5 volte al massimo. Ma comunque è una Spellcraft. Perché lo Spellcraft lo sapete come funzionano le naghe. Alla fine a un certo punto dei cicli e basta. L'importante è che abbia Spellcraft. Arriva Silent Swimmer, 5-3 Spellcraft, da +3/+5 Stealth. Molto interessante questa. Molto interessante. Allora, non tanto per le naga, che naga tanto lo utilizzano spesso e volentieri. Perché è Spellcraft. E a parte che +3/+5 sono ottime stats. Ma, in generale, è figo. La penso in build Rana, in build in cui devi proteggere Barone, ultra late game per proteggere qualche pezzo. Attenzione a Silent Swimmer che ci sta, è un pezzo molto figo. Molto figo in alcuni spot. Pufferquill ovviamente è stato nerfato perché non esiste più veleno e prende Venomous. Ok. Il mio millone, siamo molto contenti che rimane uguale. Glowscale rimane uguale. Wrangler rimane uguale. Atissa rimane uguale. E Polpo rimane uguale. Quindi, diciamo che le naghe sono cambiate più che altro negli early game. La build è di Taverna 6. Quindi, chiaramente, la meccanica è cambiata poco. Però è cambiata negli early game. E, onestamente, è cambiata con dei buff, credo. Non c'è più Greta. E questo è un grosso nerf. Però la build naga si può sempre fare. Allora, Undead, l'Oreda di non morte è tornata con un paio di opzioni in più, in linea con la meccanica dei servitori che muoiono per poi venire evocati in combattimento. Ora, non le ho ancora viste, ma degli Undead mi aspetto pochi cambiamenti. Sono appena usciti. Taunt Reborn è rimasto uguale, non c'è più la 1-4, c'è questo Incorporeal Corporal. Quando attacca muore. 5-5 però. Quando attacca muore. 5-5. Boh. Ogni tanto penso si possa prendere, però. Interessante. Sarebbe carino se
una volta triplato perdesse questa abilità. Eh? Sarebbe super esotico, non so. Sicuramente non sarà così. Però sì, gli dai taunt e... ed è un pezzo con stats alla fine. Però devi dargli taunt. Onestamente andare a prendere lui e un affare per dargli taunt. Cioè, per una 5-5? Boh, forse no. Però, alla fine. Poi, mummia rimane. Taverna 2 mi sembra molto che i pezzi siano rimasti uguali. Skull è rimasto uguale, lui è rimasto uguale, lui è rimasto uguale, lui è rimasto uguale. Come vedete, che dei non morti mi aspettavo pochi cambi. E questo è Radio Star. Taverna 3-3-1, Death Atoll aggiunge una copia del minion che ha ucciso lui. Attenzione, questo è un pezzo buono, eh. Questo è un pezzo forte. Molto semplicemente, ti dà value, ti dà una carta. Quindi Radio Star è un buon pezzo. È sicuramente un buon pezzo. Non credo fortissimo, perché in realtà no, ti dà un pezzo a caso, perché ha uno di vita. Non è, è molto difficile che ti dia un pezzo buono. Cioè, in realtà ogni tanto, tipo magari se sai che l'oppo ha questo, puoi scegliere... puoi scegliere di prenderlo. Sì, questa è una citazione. Radio Star, scusatemi. Ops. Perché video, vedi? Questa è una videocassetta. Video kills the Radio Star. Poi, allora, Taverna 3. Lui è rimasto uguale, il Ghoul of the Feast. Handless Forsaken è rimasto uguale. Anubarak è rimasto uguale. Diamo il benvenuto a Xylobones. Dopo che hai summonato un minion in combat, lui guadagna più 3 vita permanentemente. È un pezzo tempo, chiaramente. È un pezzo tempo. Però ha diverse... diciamo che col fatto che i non morti buffano l'attacco, non dovrebbe essere un grosso problema il fatto che lui si buffi solo in difesa. Ok? È un pezzo che secondo me si gioca ogni tanto. Si gioca. È di transizione. Di transizione alla taverna alta. Però pezzo figo. Pezzo che scala da solo senza giocare. Cioè senza giocare niente. Poi abbiamo il pezzo, l'abbiamo già visto, Undead Murloc, che è quel pezzo Venomous. Per chi non ci fosse stato all'inizio, Venomous è una nuova dicitura di veleno. Veleno è stato nerfato. E ora tutti i minion hanno Venomous, che dice veleno, funziona come veleno, ma funziona solo sul primo attacco. Ok? Sulla prima volta che fa danno. Poi non funziona più. È buono? Cinderay, vabbè, è rimasto uguale. È negli undead anche senza gli undead, perché sapete che lei spunta solo se ci sono gli undead. Poi abbiamo Soul Splitter che è rimasto uguale, l'Abominio che è rimasto uguale, Blanchy è rimasto uguale, Buon Mario è rimasto uguale e i Taverna 6 sono rimasti uguali. Poco cambi per... pochi cambi per i non morti, ce l'aspettavamo. Pirati! Pirati vantano una nuova ciurma ancora più sezionata da ottenere dallo spendere oro. Vogliamo parlare di una cosa? Vogliamo parlare di questa cosa qui? Prima di andare oltre. Non c'è più. Non c'è più Hogar. È sparito Hogar, ragazzi. È un cambiamento totale. Totale, è andato via Hogar. Andiamo a vederli, andiamo a vederli, andiamo a vederli. Skellywag rimane uguale. South Sea Busker, Battle Cry guadagna un gold il prossimo turno. Interessante. È interessante. Va via il mozzo del mazzo a Taverna 2, a Taverna 1. E... però questo è un bel pezzo, questo è un pezzo che ci sta. Il capitano rimane. Taverna Dos. Allora, Taverna 2, guardate che i piatti sono cambiati tanto, Attenzione, perché i piatti sono cambiati tanto, perché a Taverna 2 è andato via la 3-3 che buffa i pirati.
È stato poetato il capitano a Taverna 2, completamente cambiato, che dice quando un pirata attacca, gli dà più 3 attacco. Quindi, molto interessante. Poi, Gambler rimane Gambler e Refiner rimane Refiner. Taverna 3. Dopo che spendi 5 gold, dai ai tuoi pirati più un attacco. Sembra un po' poco, però considerate che più 2 attacco sempre. Probabilmente anche più 3 attacco sempre ai tuoi pirati. Quindi penso che ci può stare. Torna al cannoniere, che dà ai tuoi pirati più 3 attacco. Poi, attenzione, Underhanded Dealer. Dopo che hai guadagnato gold, guadagna più 1 più 1. Quindi, attenzione a questa carta, scusatemi. Più 1 più 1 tutti i turni per forza. Io credo che non sia per ogni gold guadagnato. Però tu guadagni gold all'inizio del turno 1. Poi ogni volta che vendi un pezzo, guadagni un gold. E poi con le carte dei pirati, sempre un gold. Quindi è una carta nella meccanica dei pirati molto interessante. Molto, molto, molto interessante. Ma attenzione, perché questa è la... Attenzione. Idea era andata via nelle bestie. Idea arriva nei pirati. Idea arriva nei pirati. Ed è interessante perché i pirati guadagnano attacco facilmente. Mi sembra di capire. 3-2, molto leggerina come statistiche difensive, però è un'idea dei pirati, ragazzi, idea pirata, è tanta tanta roba, un grande cambiamento. Poi, sempre Taverna 4, la canterina qui, Battlecry dai a un pirata più 1 vita per ogni gold speso questo turno, questo è un grosso buff. Questo è un grosso buff, attenzione. Questo è di nuovo un grosso buff. Poi Peggy, che è uguale. Occhio Peggy, che è vero che è uguale, ma cioè non c'è più Hogar, quindi cioè, attenzione, non c'è più Hogar. Poi Vanessa più 2 più 1 e ritorna tra i 7. Ok, è stata cambiata. Questa è un po' neaffata. Lo smuggler all'inizio del tuo turno guadagni un gold e lo ripeti per ogni altro pirata. Quindi attenzione, lo guadagna uno alla volta. Quindi se tu hai 6 pirati in campo con lei, guadagni più 6 più 6. Ok? Va bene, diciamo che questo è il nostro Hogar in qualche modo. Poi, Upbeat Impressionist, alla fine di ogni 2 turni fai un pirata dorato in mano. Attenzione, queste sono triple, Queste sono triple. Quando vendi guadagni, sì. Impressionista, poi Taverna 6, arriva Fleet Admiral Tethys. 5-6, quando spendi 8 gold ti dà un'altra pirata. Sono stravolti completamente, perché chiaramente hanno tolto la loro meccanica, che era Hogar e la 4-5 che si buffa quando giochi pirati, e quella che dai più 1 più 1 ai pirati a seconda dei pirati che hai giocato. Ma mi piacciono. Cioè, sono quei cambiamenti che fanno bene a BG, perché mantengono l'idea che c'è dietro i pirati, che devono guadagnare soldi essendo pirati. Però sono cambiati molto. E quindi ti viene voglia di provarli. Mi piacciono un casino. In più hanno finalmente un pezzo, che è il Cleave, che è forte in Menagerie. Quindi hanno anche il pezzo, diciamo, da tenere in build varia ed eventuale. Mi piace. Sono più deboli di prima? Non lo so. Sono... Però voglio provarli. Cazzarola se voglio provarli, sti pirati. Voglio provarli. E come?